Ciao a tutti e benvenuti a Giallobook, le video recensioni sui libri gialli. La Sicilia torna protagonista qui a Giallobook con l'ultimo, in ordine di uscita, capitolo della saga dei gialli in salsa sicula. E sto parlando de La banda dei Carusi di Cristina Castroscale del 2023, di 289 pagine dell'Einaudi. Da un punto di vista di grafica, bella l'immagine di copertina, belli anche i colori. L'immagine di copertina non richiama del tutto la trama. Meno bello invece il bordo, che l'aveva lasciato bianco, e, come sapete ormai, le da me odiate alette interne. Una mattina, nella spiaggia sabbiosa di Catania, un ragazzo, dal passato difficile, viene ritrovato morto. A indagare è chiamata la squadra capitanata dal vicequestore Vanina Guarrasi. Per Vanina questa non è un'indagine classica, diciamo, perché è più coinvolta del solito, in quanto conosce il ragazzo. E in questa indagine, lei e altri membri della squadra arriveranno a mettere in gioco o a, come dire, a trascurare la propria vita sentimentale. Da un punto di vista di trama, la storia ci sta. Da un punto di vista di stile, il libro si presenta con dedica, citazione, storie e ringraziamenti. I capitoli sono denominati con un numero posto a sinistra sopra il testo. Lungo le pagine pari del testo c'è il nome dell'autore, mentre sulle pagine dispari c'è il titolo del libro, cosa inutile nei libri singoli. All'inizio capitolo mancano sia il numero della pagina che, a seconda se la pagina è pari o dispari, il nome dell'autore e il titolo del libro. E alcune parti del testo sono scritte in corsivo. Di questo libro cosa mi è piaciuto? I colori e l'immagine di copertina, la scorrevolezza, il realismo, il fatto che è scritto ambientato in Italia, la trama e l'uso del dialetto. Mentre l'immagine di copertina, le lette interne, il bordo, l'uso del dialetto e la presenza di titolo del libro e nome dell'autore lungo tutto il libro sono le cose che meno mi sono piaciute. Di questo libro cosa penso in conclusione? Allora, come detto, è un libro bello e toccante. Per la protagonista, bello perché bello mi è piaciuto, è scritto bene, ben fatto, è una bella storia, accattivante, convincente, coinvolgente, toccante proprio perché Vanina viene toccata nelle sue amicizie, diciamo. E forse il più bello della serie, proprio per tutti i motivi detti. L'unica pecca che non mina la bellezza di questo libro è la presenza di un velo di cruentezza, se così si può dire, quando viene descritto il delitto. Lì non mi è tanto piaciuto, però, ripeto, non mina la bellezza del libro. E alla luce di quanto detto, mi sento di consigliarlo a tutti, in particolare ai fan della Castroscale e a chi, vuoi o non vuoi, ha letto la saga. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete letto, se vi ispira, se lo comprereste. Vi ricordo che se vi piacciono i video che faccio, considerate l'idea di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi va, che se avete dubbi o domande di qualsiasi tipo potete scriverle sotto nei commenti e risponderò appena possibile. Vi ricordo di iscrivervi al canale di cui trovate il link in descrizione, di farmi sapere sempre in descrizione se e quali nuovi format volete che io porti sul canale, di modo tale che ve li possa portare, di controllare di tanto in tanto la sezione community del mio canale e di condividere questo e o altri video del mio canale con i vostri amici e invitarli a fare altrettanto. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!